a tutti ragazzi e bentornati all'angolo del rosso nero. Scusate, una cosa, un attimino prima di iniziare. Basta, 6 mesi fermo, un mese e mezzo fa non sapeva neanche se la sua carriera continuava o no. Ha detto partecipo allo Stagnano per prepararmi bene, magari 2 o 3 turni a Roland Garros. Ha vinto in rimonta 2-7-0 dopo 5 ore e 24 contro un ragazzo più giovane di lui di 10 anni. Basta. 21esimo titolo Slam stacca di 1 sia Djokovic che Federer. Vamos Rafa, sempre e comunque. Allora, dunque, torniamo a noi. Sto facendo questo video semplicemente per il motivo che voglio essere coerente sia con me stesso che con quelli che magari comunque mi seguono, che non sono tantissimi, però comunque si divertono a guardarmi, magari passiamo un po' di tempo insieme. Io avevo detto che comunque facevo questo video di fine mercato una volta che si fosse chiuso il calciomercato. Sono le 20:48, il calciomercato si è concluso da 8, da 48 minuti. Ho aspettato un attimo, intanto ho cenato, eccetera, e ho fatto questo video ed eccomi qua. Allora, non durerà tantissimo, uno, perché comunque non voglio farlo durare tanto, due, perché praticamente non c'è nulla di cui parlare. Allora, l'Inter si è assicurato Gosens, che adesso sta tornando dall'infortunio, ha preso Caicedo, quindi un altro bel rinforzo in attacco, e comunque l'Inter è forte di suo. Sinceramente l'Inter probabilmente non aveva neanche la necessità di intervenire sul mercato. L'ha fatto anche bene, quindi complimenti a Marotta, assolutamente. La Juventus è riuscita a vendere a 70 milioni in tutto, tra tutte e due, sia Bentancur che Kulusevski, tutte e due al Tottenham. Ha preso anche un difensore che sinceramente non conosco, si chiama Gatti, sinceramente non lo conosco. Però, boh, questo qua ha dichiarato che è contento di giocare con il suo idolo Chiellini, quindi è un difensore peso centrale, peso. Non lo so, parlo per ignoranza. Il Milan, allora, noi non vogliamo Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, adesso faccio i nomi così, Lewandowski, Haaland, nessuno ha chiesto niente. Nessuno ha chiesto niente. Ma quando una società si, diciamo, esprime in una maniera che fa capire che quest'anno lo scudetto è il primo obiettivo, perché ad agosto, alla prima conferenza stampa di Pioli, insieme a Maldini e Massara, si era detto che quest'anno il primo obiettivo è lo scudetto, andare più avanti possibile in Champions, non è possibile è stato farlo. La Coppa Italia, vedremo quello che succederà. Si lotterà per lo scudetto, comunque l'obiettivo è lo scudetto. I tifosi comunque ci credono. Quest'estate è arrivato anche due o tre colpi belli, sono anche arrivati comunque. Il problema è un altro, gli altri si sono rinforzati. Quindi di cosa stiamo parlando? La Juventus si è presa Vlahovic, si è preso Zaccaria, che io rosico per Zaccaria perché mi piace da morire. Perché Zaccaria è il nuovo Pogba. A me piace la matti, a me Zaccaria. Ha preso anche, ripeto, sto Gatti. Noi Lazetic. 3 cessioni, 2 in prestito, 1 a titolo definitivo. Titolo definitivo Conti, mi sembra. I 2 in prestito, Plizzari a Lecce. Oddio, non mi ricordo più, scusate, sto facendo una figura di cacca, però non me lo ricordo più. Bello che l'ho letto prima, me l'ho solo preparato, giustamente. Una è Conti, Plizzari a Lecce, e Pellegri, scusate, me l'ho detto anche questo, e Pellegri. Conti, Plizzari e Pellegri. Pellegri sempre fortunato, si era sperato tanto su di lui, sempre fortunato. Conti praticamente non giocava, quindi giustamente se n'è andato. E Plizzari, comunque, siccome è comunque un giovane promettente, è giusto che vada a giocare a Lecce. Speriamo titolare, me lo auguro per lui.
in entrata Lazetic. Tu vedi che l'Inter comunque si rinforza con Caicedo e Gosens, vedi la Juventus che si rinforza con Zaccaria e con Vlahovic. Per te, dopo l'Atletico, io posso capire le cose economiche, posso capire tutto quanto, ci mancherebbe altro. Però comunque nei gironi un po' di soldini li hai presi in Champions League. Cioè, non ti costava niente a questo punto prendere Boltman a 25 milioni di euro, fallo un sacrificio. Abbiamo perso Çalhanoğlu da una Roma a zero e li stai risparmiando sull'ingaggio. Che anche quella cosa lì lasciamo perdere. Kessi non ne voglio neanche parlare, parleremo a tempo debito anche di quello. Basta, il video del calciomercato è praticamente finito qua. Gli altri si sono rinforzati, l'Inter comunque probabilmente giustamente comunque vincerà lo scudetto. Ora ci sono 15 partite, adesso ne parliamo. L'Inter giustamente punterà a vincere lo scudetto dato che è la favorita. La Juventus è rinforzata per arrivare fra le prime quattro. L'Atalanta e il Napoli si sa che sono comunque pericolosissime. Quindi. E la Lazio, se si mette a giocare, è la Lazio. Parlo sempre tra le prime quattro. Allora, noi purtroppo siamo stati bersagliati dagli infortuni. Abbiamo la media di 10 infortuni, praticamente, in tutta la stagione. 10 giocatori infortunati tra tutta la stagione, praticamente. Un rinforzo. Potevamo prenderlo, visto che Tomori gli è successo quello che gli è successo, non si sa se torna per il derby, chi era saltato la stagione e ha finito la stagione. Non costava assolutamente niente, almeno un rinforzo. Di cosa stiamo parlando? Adesso, se voi mi dite che il Milan non subirà più infortuni e giocheremo con gli 11, Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Tonali, Diaz, però il Diaz che conosciamo, il Salemakers che è quello in forma, Leao non ha bisogno di presentazioni, Giroud o Ibrahimovic come si piega, c'ha mal di schiena, boh, deve uscire. Giroud nelle ultime partite, boh, non sa dov'è la porta. Hai preso Lazio, per carità, magari il nuovo Shevchenko, Lazio dice, ci mancherebbe altro, non si spara addosso a nessuno prima di, ma non si spara addosso a prescindere anche se gioca male, perché c'ha 18 anni, ragazzi, cioè si è trovato in mezzo alla mischia in una squadra che vuole lottare per lo scudetto. Se questi 11 comunque titolari non si fanno mai male e ci sono sempre, allora ti dico, va bene, giochiamoci lo scudetto, non c'è problema. Però a questo punto, ragazzi, io non lo so veramente, non lo so, la prossima abbiamo il derby, non lo so come andrà a finire, vi dico la verità, e ci si aspettava qualcosa di più. Io non parlo di un colpo di 50-60 milioni, però anche 25 a quel punto spendili. Cioè, Castiglieco poi voleva andare in Spagna, è stato tutto perché i club non hanno trovato un accordo, era fatta per la Sampdoria, è stato lui a non voler andare alla Sampdoria, speriamo che comunque ne sia valsa la pena tenerselo, va bene così, vediamo un attimino. E niente, io volevo fare un bel video del calciomercato, ma di cosa parlo? Di cosa parlo, ragazzi? Delle altre che si sono rinforzate, di noi che abbiamo preso l'Azio, dice. Ripeto, magari il nuovo Shevchenko. Staremo a vedere. L'unica cosa è che non abbiamo le coppe europee, almeno quello. Cioè, non tutto il male viene per nuocere, come si suol dire, quindi vedremo. Adesso abbiamo il derby e poi il 9 febbraio e poi abbiamo anche comunque la Coppa Italia. Quindi vediamo che cosa succederà. Allora, nell'ultimo video avevo parlato che c'era qualche novità sul canale, e io avevo intenzione di fare, però fatemelo sapere se siete d'accordo, perché sennò è inutile che mi sbatto, faccio, monto, disfo, eccetera. Io avevo intenzione di fare magari qualche, tra virgolette, gameplay sulla PlayStation 5 a FIFA 22. Nel senso, fare una carriera allenatore con il Milan. A me piacerebbe portarlo nel canale sempre a tema calcio. Magari mi metto lì, mi sbatto, metto un attimino, mi metto a registrare, o magari metto delle partite intere, o magari metto delle sintesi, però lì dovrei montare, smontare, ci vuole un po' di tempo.
Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi va di commentare. E niente, vediamo. È un'idea mia. In tanti mi hanno detto comunque che potrebbe essere un'idea. Vediamo un attimino. E niente, questa settimana c'è il derby sabato, e magari ci vediamo mercoledì o giovedì per parlare della top 3 delle, visto che ho fatto la top 3 delle partite più emozionanti in positivo, magari faccio la top 3 delle partite emozionanti in negativo del Milan. Vediamo, comunque penso di sì. Niente, ragazzi, siamo 80, abbiamo fatto cifra tonda, siamo arrivati a 80 iscritti, vi ringrazio sempre da morire, sul serio. Mi raccomando, continuate a iscrivervi, campanella, condividete, guardate, lasciate like. È tutto, mi raccomando, sempre e comunque condividete con chiunque. Io vi ringrazio, vi abbraccio tutti quanti, veramente non so come ringraziarvi. Quindi, nella gioia e nel dolore, forza Milan con il cuore. Ciao, al prossimo video. Vi voglio tanto bene, sempre e comunque. Ciao.